iniziamo a parlare di che cosa? Della bocca bionica. Perché io la chiamo, l'avete mai sentita questa parola? La bocca bionica. Ok, fa paura. Uno pensa, cavolo, c'è la bocca bionica. Mia nonna c'ha l'anca e mia nonna è bionica. C'ha l'anca in titanio. Tutto perso. Ok, la verità, nel senso che noi la prima cosa che dobbiamo fare quando ricostruiamo la bocca a un paziente è rendere il paziente parte integrante della terapia. Se il paziente non ha idea di cosa sta mettendo in bocca o nel suo corpo umano, è molto più facile avere poi dei problemi, che il paziente abbia dei problemi. Se io ti do le chiavi di un'automobile e non sai se quella magari è una 500 o una Ferrari, c'è il rischio, o una motocicletta, non sai se quanti cavalli ha, c'è il rischio che acceleri e t'accapotti. Ok, fa un'impennata e ti fai male. Non vuol dire che la macchina non era buona o la moto non era buona, semplicemente non eri messo al corrente della potenza oppure dei limiti di quel lavoro che hai fatto. E la bocca bionica differisce dalla bocca naturale. Se io ti dico facciamo i denti nuovi, è pericoloso. Se io ti dico ti metto i denti bionici, è più vicino alla realtà. Se io ti dico ti metto un arto artificiale, è diverso da dire ti metto un arto nuovo, perché un arto nuovo puoi pensare che è del tutto identico a quello naturale. E la prima differenza tra il dente naturale e quello artificiale è praticamente quello che c'è dentro e attorno al dente. Il dente è fatto così, al suo interno ha una porzione rossa, che si chiama fascio vascolo nervoso, entrano che cosa? I vasi sanguigni che danno nutrimento qua dentro alle cellule e poi hanno i nervi, diciamo, che innervano quindi l'interno del dente che danno che cosa? Un feedback, ho perso il pennarello che scrive, era qua, eccolo qua, e danno un feedback che cosa? Al cervello. Il cervello? Questo è il cervello di ognuno di noi che riceve un feedback, un impulso dall'interno di tutti i denti. E questa è la parte più importante, il motivo per cui noi sentiamo il caldo o il freddo del gelato. Ok, metti il gelato sui denti e fai così. Perché? Perché è stato stimolato l'interno del dente. Questo qua di fianco è un impianto dentale. L'impianto dentale è una vite in titanio. Non sente il caldo e il freddo. Di contorno poi al dente, qua, c'è l'osso. Il dente è contenuto all'interno di si chiama alveolo, è un alloggio a forma di cono di gelato dentro il quale c'è attaccata la radice del dente. La radice è attaccata attraverso degli elastici, delle fibre elastiche, sono dei veri e propri elastici, sono come gli ammortizzatori dell'automobile. Quando lui schiaccia il dente, questi elastici flettono, stirano e anche qua c'è che cosa? Un altro feedback che dà al cervello che cosa? Il movimento, la pressione, il tatto, la sensibilità. I denti invece artificiali sono dentro all'osso, questo è l'osso, in maniera unita, non c'è questo legamento qua. Quindi i denti artificiali sugli impianti, l'altra cosa, non sentono il tatto. Quindi se tu metti un capello tra i denti artificiali, non lo senti. Se mangi, che ne so, cose che c'ha le pietre in mezzo, il sale, oppure il riso, le lenticchie. Quante volte mangi del cibo, oppure i legumi in generale secchi, o quello che viene dal mare, può avere pezzi di coci, di pietre, quelli sono i motivi per cui molti denti si rompono. Perché? Si mangiano dei cibi che hanno dei particolati duri che superano il livello di durezza di resistenza dei materiali artificiali. Quindi, quando noi andiamo a masticare, normalmente la parte che entra in contatto col cibo è questa, è lo smalto. Lo smalto è la parte più dura del corpo umano e lo smalto ha una conformazione particolare con prismi, non so se avete mai visto la stella del deserto, quelli sono tutti prismi non orientati, invece i cristalli hanno proprio dei prismi tutti orientati, paralleli, lo smalto è fatto così. E
E questo tipo di conformazione lo rende il materiale più duro che c'è nel corpo umano, perché se voi pensate alla bocca, quello che il lavoro che fa è un batticarne, che tutta la vita deve tritare qualcosa, quella è la bocca. E noi dobbiamo mettere in bocca che cosa? Due batticarne che devono mangiare il cibo. Gli dobbiamo dare la forma, l'aspetto estetico dei denti, ma in realtà non hanno altra funzione che non quella di farvi mangiare. Devono quindi essere che cosa? Simili allo smalto. L'interno del dente invece è fatto di dentina, ve lo scrivo qua, questo è lo smalto, questa è la dentina. La dentina invece è uno dei tessuti più acquosi che c'è nel dente, dopo la polpa, ed è principalmente fatto di fibre elastiche e acqua, e un po' di minerali. Perché? Questo è il cuscinetto elastico del batticarne. Ok, ci abbiamo i denti che sono degli organi veramente perfetti, sono micidiali come li ha fatti la natura, perché ti danno sensibilità di calore, sensibilità tattile, ti danno inoltre resistenza alla masticazione e allo stesso tempo hai un cuscinetto qua stress assorbente e che li rende veramente difficili da rompere. Se io vi do un dente reale in mano, voi non riuscite a romperlo. È veramente molto resistente perché come struttura, come è progettato, ha delle forme sia sopra che sotto che quando le metti insieme lo rendono indistruttibile. Infatti si rompono perché si cariano coi batteri. Che cosa fanno i batteri? Con l'acido lattico demineralizzano lo smalto e lì iniziano tutti i problemi. Oppure si ammala che cosa? Qua l'osso vicino con i batteri che ristagnano qua, l'osso se ne va e si perdono i denti. Quelle sono le storie. Oppure incidente stradale o tumori o terapia radiante, questi sono i principali problemi che abbiamo qua in Moldavia. Quando noi dobbiamo andare a simulare con materiali imperfetti la natura, ad oggi non esiste ancora niente di simile alla natura. Siamo a livello paleolitico, perché stiamo mettendo in bocca che cosa? Qualcosa di completamente diverso dalla natura. Vi faccio vedere per esempio qua ora una radiografia, per spiegarvi che cosa è una bocca bionica. La bocca bionica è innanzitutto la bocca fatta di tanti denti. Questa è una radiografia di una bocca bionica, è alta carpenteria. Che c'entra con la natura? La natura è molto meglio, la natura ci ha fornito di tanti denti, ci ha fornito di tante unità elastiche. Qui sotto noi invece mettiamo delle viti, su queste viti un ferro di cavallo, ferrato il cavallo, avvitate. La bocca, vi faccio vedere proprio una bocca adesso. Allora, via. Allora, quella che vi faccio vedere adesso è una ortopanoramica. E vi faccio vedere come è fatta una bocca. La bocca è fatta come vedete qui. Sono tanti denti che hanno che sono integrati con l'osso. L'osso secondo voi è rigido oppure elastico? Le ossa umane sono rigide o sono elastiche? Elastiche. Gli aerei cosa sono, rigidi o elastici? Ok, secondo voi qua dov'è la parte elastica e dov'è invece la parte rigida? La parte rigida è questa tutta bianca, la parte elastica è quella che non vedi, non la vedi perché non è così mineralizzata e radioopaca. Ok, l'osso, le ossa umane sono elastiche, se no salti, ti rompi, sei fragile. È una bocca bionica. Cosa succede se tu metti un qualcosa di rigido in un ambiente flessibile, elastico? Chi vince? No, quello perde. Se tu metti un aereo rigido che non flette nella tempesta, si rompe, spacca. Questo è il motivo per cui i materiali si rompono. E oggi abbiamo qua in aula un paziente che ha rotto i materiali. Ok. Ha rotto i materiali per il motivo che vi dicevo prima. Il cervello, quando si stava rompendo il materiale, non ha avuto un'idea di flessione del materiale. Non gli ha detto il materiale, il dente artificiale, guarda che mi sto per rompere al cervello. Quindi la prima cosa che bisogna fare con la bocca bionica è spiegare al paziente che ha qualcosa di artificiale in bocca, che non c'entra nulla con la natura.
Perché la natura è fatta diversamente. La natura sono tanti denti elastici, come qua, tante unità. Okay. Invece noi mettiamo un ferro di cavallo che è un unico blocco. È come se noi mettiamo un unico dente. Sì, gli diamo la forma di tanti denti, ma se tu lo vai a vedere, in realtà è come questo che vi ho messo lì sul tavolo. È un ferro di cavallo. Avvitato, chiaramente. Oggi il gold standard è fare le arcate avvitate, ma è pur sempre un qualcosa di artificiale che non sente caldo e freddo. Questo è un design, ok? Non sono denti finali questi. Questo è un design che oggi avrete sul tavolino perché vi spiego le cose che sono importanti conoscere quando si ricostruisce una bocca. La prima cosa per me è questo, far e l'ho fatto capire tanto anche ai dottori con cui lavoro, che quando fate qualcosa non pensate di essere come dire, meglio della natura, perché avete a disposizione armi spuntate, avete materiali che sono imperfetti, che non sono sensibili e avete un paziente che comunque dai per presupposto anche che ha perso i denti, quindi ha perso anche osso, quindi le situazioni non sono neanche favorevoli. Quando noi andiamo a simulare una bocca, quindi bionica, tu non diresti mai che quelli sono denti artificiali, ma in realtà sono artificiali. Diamo solo l'aspetto dei denti che è simile alla natura, ma rimane intrinsecamente un materiale imperfetto che non si avvicina neanche minimamente a quella che è l'intelligenza di un dente naturale. Un dente che è difficile da rompere, questi invece sono facili da rompere, sia perché non hai feedback, no, immagina un'automobile senza le spie. È facile che fondi il motore se non hai le spie, non ti dice quando finisce l'olio, non ti dice quando finisce la benzina, non ti dice per esempio il numero dei giri, quando acceleri, non senti neanche il rumore del motore, prova a guidare con le orecchie tappate, chiudi il quadro, metti che ne so il braccio di legno anche per cambiare le marce, non sei sicuro se hai messo la prima o la seconda, è alto il rischio di fondere. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo mettere al corrente del paziente è che sono realistici, ma non sono la realtà, sono una replica della realtà, come i bracci artificiali, le gambe artificiali. Quello che ho fatto negli anni è stato girare il mondo, okay? Non per piacere, anche perché ho paura dell'aereo, ogni volta che prendo l'aereo ho molta paura, ho fatto 3 volte il giro del mondo, quindi statisticamente sono arrivato. Più viaggio e più mi avvicino, però è andato dalle persone che avevano sbagliato tanto e avevano innovato tanto, perché se io volevo porre rimedio a tutti i problemi che avevamo qua, dovevo andare direttamente dai migliori, da chi già aveva risolto i problemi. E da ognuno prendevo un tassello, un tassello, un tassello, e poi tutti alla fine concordavano su quella che è diventata linea superior, nel senso che ci sono ormai delle cose che sono evidenza scientifica che sui materiali non vanno bene, altre che vanno bene, a livello di costruzione che vanno bene, altre che non vanno bene, ma non vuol dire che sono vicine alla natura. È alta carpenteria, ricordatevi questo, okay? Non stiamo facendo niente di simile alla natura, replichiamo. Ci abbiamo dalla scansione, questo è stato importante perché questa ha sdoganato praticamente, questa è la telemedicina, poter inviare il viso del paziente da una parte all'altra del mondo. Perché noi possiamo fare i denti, ma se non li sappiamo orientare nel viso, perché non c'è il viso, abbiamo solo dei calchi che poi rischi di mettere in bocca e sono storti. Okay? Invece è possibile ora lavorare in distanza attraverso Exocad, lui è il fondatore, questo è l'inventore, con la New York University abbiamo fatto molta ricerca con gli odontotecnici. Me mi vedete qua, questa è la Damaged Goods, sono 7.000 odontotecnici migliori al mondo. Ok, io mi affianco degli odontotecnici perché quello che vedete in bocca, quando voi ricostruite una bocca, questo, il 90%, chi l'ha costruito? L'odontotecnico, non il dentista. Il dentista prende le impronte e le manda a Liviu, per esempio, che trovate lì dietro voi. Liviu le scannerizza, le manda in cloud. Designer, magari dall'altra parte del mondo, ci fanno i design. Liviu valida il design o fa le modifiche del design e quello che arriva che cosa? È un design, non fisico così, un file. Il file poi tu lo puoi provare in bocca e fare delle prove e fare le modifiche se vuoi fare anche le modifiche. Quello che vedete è una protesi per esempio sopra e sotto che simula la natura ma vedete è una parte artificiale.
non sente il caldo e il freddo. Se ci va un sasso che sta in mezzo al sale, non lo percepisce. O se ci hai mangiato le lenticchie senza setacciarle, rompi e te ne accorgi quando è rotto. Ci sono dei cibi che si possono mangiare, altri che non si possono mangiare, è meglio non rischiare. Perché se io ti dico che c'è la macchina che non ti dà gli input, meglio allora non premere troppo sull'acceleratore, oppure non guidare bendato, se l'unico input che ti rimane è solo la vista. I cibi come le torte sono pericolosi, possono avere gusci di noci in mezzo. Cioè, ci vanno mai gusci di noci? E se lo mastichi non te ne accorgi, te ne accorgi tardi. Serve tecnologia, serve laboratorio, investire molto in tecnologia, ma la tecnologia, la robotica, è qualcosa che rende le cose semplici da produrre, ma replica esattamente quello che tu gli dici, non ha una sua intelligenza. Quindi hai una maniera sistematica di costruire rapidamente qualcosa che può essere però sbagliata di per sé. Per questo è importante fare prima delle prove. Serve il chirurgo, serve il laboratorio, serve quello che faccio io, spiegare oggi, quindi coinvolgere il paziente in maniera emozionale su quella che è la terapia che dovrà fare e non dovrà fare le cose che non dovrà fare dopo, perché durano poi in bocca se registriamo, poi lo diffondiamo a tutti questo e arriva a tutti i pazienti, riescono ancora a percepire meglio di quelli che sono i limiti dei materiali. Serve, poi c'è il progettista, lo vedete qua, il progetto virtuale, si vede poco. Okay. Se ci sono almeno 15-20 persone che entrano in gioco per arrivare al lavoro finito, che è questo qua. Io da solo non riuscirei a farlo questo. Okay. Livio da solo non ce la farebbe, il tecnico neanche, il chirurgo neanche, il chirurgo si ferma alla chirurgia. È un lavoro, è un progetto questo, dove entrano più persone in gioco, a prescindere dalla linea che realizziamo, che sia standard, premium o superior, è un gioco di squadra. Ci sono poi i designer, che non vedete, qua ne vedete uno, qua ci sono gli altri, la possibilità di poter inviare i file con internet dall'altra parte del mondo e soprattutto abbiamo creato il gruppo ExoCAD Expert Top 5%, qua ci sono dentro i 3000 designer più esperti al mondo, okay? Lo trovate su Facebook, abbiamo fatto in modo di connettere i migliori studi di design di maniera tale che ormai il mondo si sta iperspecializzando, c'è quello che disegna addirittura i denti, quello la barra interna e quello che fa le gengive, quello che poi fa il montaggio in articolatore e quello che fa poi la rifinitura. Anche a livello odontotecnico ci sono delle branche. Livio non ha mai toccato una ceramica. Hai fatto ceramica? Mai. Ok, lui nasce col computer, nasce, però non lo batti, è imbattibile con questo. E serviva a creare questo gruppo perché nel progetto Superior noi seguiamo cinematograficamente il paziente, abbiamo i videomaker che raccontano la storia del paziente e diamo credito ai team che ci hanno lavorato. Questi poi li mettiamo su internet in tanti gruppi per dentisti odontotecnici e loro gli piace, perché chi è un fuoriclasse gli piace apparire e quando gli dai credito i migliori poi che vedono dicono anche io vorrei giocare nel Milan, allora poi ti scrivono. E vengono da Londra, come lui per esempio. Lui lo pagavano bene a Londra, però dice voglio fare ricerca, sviluppo. E torna qua in Moldavia. Ok, lui un moldavo che se n'è andato a Londra, strapagato se n'è andato, perché in un paese così ricco non poteva fare queste cose. Così costoso, più costoso anche dell'Italia. Le faceva, ma non poteva proporre varianti. Ok, qua io lo pago per sperimentare, facciamo un'altra forma, dopo vi porterà tanti altri prototipi che abbiamo fatto, che sono una cosa fenomenale. E l'altro giorno si è incazzato perché uno ha messo le foto online, giustamente, se lavori alla Apple non fai le foto dei processi di produzione e le metti online. Ok, stai rivelando quello che è il segreto industriale. E simulano la natura, sono iperrealistici, ma vi ho detto sono finti. I denti sono, vengono prodotti da delle forme tridimensionali, da dei robot ormai. Si carica il file nel robot, il robot che è un fresatore, né più né meno, un NC, che va a ristampare, riprodurre in fisico quello che è il dente virtuale. Prima era virtuale, si passa quindi dal virtuale, lo vedi qua, al reale.
Una replica esatta, fresata, con un materiale diverso che si può cambiare se negli anni escono fuori altri materiali. Questo è il grande vantaggio di lavorare in 3D, che puoi prendere e ristampare esattamente lo stesso dente in un materiale differente, che magari ancora non esiste oggi. E noi abbiamo quindi lo stoccaggio dei file della bocca del paziente in cloud. E questo ha aperto delle grosse implicazioni che io sono uno dei pochi a averle capite tempo fa. E ne parlavo proprio col fondatore poi di Exocad. Ho detto, voi non avete idea della rivoluzione che sarà il lavorare in digitale, perché intanto accorcia le distanze, io posso lavorare con più team, posso eseguire l'intervento chirurgico in maniera virtuale prima ancora di eseguirlo, con più equip connesse da diverse parti del mondo, posso avere accesso ai migliori del mondo con click, perché non, nessuno magari vuole venire da New York a vivere a Chisinau. Dice, ma io mi faccio i miei design dal mare, dalla Sardegna, dalla Florida e ti mando il file. E poi ha aperto una nuova era nell'odontotecnica che sono i designer, prima non c'erano i designer, sono un po' come l'automobile, chi progetta la BMW non è detto che vive a Berlino, magari chi progetta la BMW si trova in Giappone, manda il progetto dei circuiti elettrici, quello che invece produce le lamiere esterne e poi si mettono tutti assieme nel progetto 3D, poi si fa che cosa? Il prototipo si stampa, si apportano modifiche che poi vengono riscannerizzate e portate nel vecchio progetto. In quello che era il precedente, la possibilità che se ti si rompe l'auto a Cagliari ti mando il file al centro assistenza dello specchietto che te lo ristampa. E questa è l'altra grossa innovazione, la ripetibilità in caso di rotture, oppure se c'è un problema io non riparto da zero ma riparto da 8, perché devo solo modificare un po' il progetto, dopo vi farà vedere l'eView com'è facile cambiare le forme dei denti, per esempio. Clicca, gira, gira, ormai ci sono librerie di denti scannerizzati di ogni tipologia, ma denti reali, che poi quando vengono stampati dal robot, fresati, sono del tutto indistinguibili dai denti reali che erano. Questi sono denti reali che sono stati scannerizzati e poi ristampati in diverso materiale, li posso fare anche di metallo se voglio, con i denti. Fresa esattamente, dipende dal materiale, la cialda che metto. Abbiamo messo anche una donna per non fare dispetto a nessuno, dicono sempre che facciamo solo uomini, no, facciamo anche donne. Belle donne, guarda qua, non diresti mai che sono artificiali, perché i denti sono tridimensionali, hanno qua, vedete le linee bianche che sono le linee d'angolo di divisione del parallelepipedo delle superfici, che non c'è più bisogno di farle a mano. Prima si facevano a mano con la ceramica ed è quella che era la linea standard. Noi ora la linea standard non faremo quasi più il metallo ceramica, ma faremo dei denti in composito con barra non ritentiva semplificata, però il metallo ceramica ha un unico difetto che è il fatto di essere una linea fatta a caldo, cioè che deve essere mandata a 1000 gradi. Se la vuoi riparare devi rivetrificare della ceramica a 1000 gradi e poi storce come raffredda, non entra più. Capito? Invece le linee, la nuova standard, la premium, la superior sono tutte linee assemblate a freddo. Significa che la riparazione avviene a freddo e non hai distorsioni dei materiali, come gli aerei. Immaginati se l'aereo fosse un unico blocco fuso, con sopra la glassa fusa anche quella, si rompe un'ala, immagina come la devi rimandare tutto l'aereo in forno, i sedili prendono fuoco a 1000 gradi, è proprio riassunto quello che è il limite di certe linee del passato. Una cosa che possiamo fare sul computer è andare a verificare dove toccano i denti, ma in realtà questo è una mezza bugia, perché finché noi non andiamo a montare in bocca i denti del paziente, questa al 90% ti dice dove toccano. Ti segnala i macro problemi, dici ok, quel dente è alto mezzo metro, abbassalo. Possiamo anche andare a verificare i punti di pressione dei denti. Per esempio, qua, vedete in questa slide qua, possiamo vedere i punti dove toccano di più i denti. In arancione sta toccando troppo, in blu tocca appena appena e mi fa vedere con un articolatore virtuale, che è una forchetta che simula i movimenti della bocca, mi fa vedere dove stanno toccando i denti. Queste sono le prove che fa l'eView, per esempio, sul computer. Lui va a verificare quando il progetto è pronto per mandare sui robot, dove stanno toccando tutti i vari punti, i punti di contatto dei denti. Questo
Prima di arrivare al fisico, se noi facciamo queste prove a questo punto, c'è il rischio che poi dobbiamo riniziare da capo, ma non abbiamo altri 7 giorni. E quindi è importante che cosa? Fare queste prove sul computer, prima ancora di produrre qualcosa. Poi dopo facciamo delle prove in plastica e verifichiamo come sta anche nel sorriso, perché un conto è la scansione del viso, la foto, un conto è vedere le labbra che si muovono, la lingua che si muove. Fischia, Sassari, dove va la lingua, quello il computer non te lo simula. Quando andiamo poi a vedere il metodo di produzione dei materiali, oggi siamo a questo livello, ma in 5 anni questa stampante costerà, è come le vecchie stampanti che prima c'erano ad aghi, a inchiostro, costavano tanto, poi alla fine tutti ce l'hanno a casa. Tra qualche anno tutti avranno a casa, o i centri assistenza avranno tutti, o tutti i dentisti avranno queste per poter ristampare i pezzi, che sono stampanti che ora costano 40.000 euro, ma ci sarà un crollo del costo delle stampanti. Possiamo inviare a quel punto il design e apportare modifiche, se vediamo che c'è un problema si rimodificano i denti. Possiamo registrare per sempre quella che era la forma dei denti, per esempio nel caso di Premium. Possiamo fare una scansione del modello e registriamo quella che era la forma. Possiamo lavorare fino a questo livello di precisione. Questa foto l'ho messa perché, per farvi vedere il livello, per esempio, di precisione dell'occhio femminile, i dettagli vanno sempre fatti fare da odontotecnici che sono donne, perché hanno dimostrato che l'occhio femminile percepisce molti più dettagli dell'occhio umano. Non perché l'occhio è migliore, perché la capacità di calcolo neurale è maggiore nella donna, ha 3 miliardi di neuroni in più. Delle volte un bene, delle volte un male, se calcoli troppo. Dipende, però a livello artistico, nel replicare, fare un fotoritratto, è molto più brava una donna di un uomo. Se io metto, io com'è che seleziono i tecnici e i fotografici e i videomaker? Gli metto davanti una foto di denti, una fotografia e dico fammi la fotografia, replicala con carta e penna o matita, quella che la fa più vicina è dentro, perché significa che riesce a cogliere i particolari, riesce a elaborare. Se invece mi disegni i denti, ma fai un disegno di un bambino di 7 anni, quella è la tua interpretazione del mondo. Io ti ho chiesto fammi una copia fedele, fammi una replica, una simulazione, qua è arancione. Qua è più scuro, qui è bluastro, qua è rosa pallido, è una palette ampia di colori, qua c'ho delle righe verticali, qua linee d'abrasione orizzontale. C'ho uno, due, tre mammelloni per dente qua, c'ho delle depressioni, il dente non è liscio come un tic tac o che una caramella, non è così, un dente è molto imperfetto, irregolare. E più lo rendi irregolare, anche la gengiva, e più ottieni l'iperrealismo. Perché il mio viso non è un albero, non è speculare, la parte destra e sinistra, non c'è un albero uguale a un altro in natura. Nei videogiochi sì, sono uguali, nei videogame. Se vai a vedere i denti, magari che fanno in certi posti, vedrete, dopo vi faccio vedere delle foto, che sono tutti uno uguale all'altro. Quello è il disegno dei denti, ma non sono delle simulazioni di dentatura. Questo è il livello di texture, di superficie che possiamo ottenere. Questi sono dei denti maschili, rettangolari, c'è una traslucenza incisale, un arancio nella parte sopra, ma non dimenticatevi che sono artificiali, attaccati agli impianti. Simulano la natura, ma sono dei pezzi morti che stai avvitando, ferrando un paziente. Il paziente li vede. Ma se io non faccio vedere quella radiografia che girava, che vi ho fatto vedere prima, e non traumatizzo il paziente con quelle immagini, il paziente potrebbe rischiare di pensare che sono reali, quei denti, e comportarsi con le gambe come se fossero gambe naturali. Se salta dal secondo piano si rompono anche quelle. Se prende fuoco non se ne accorge. Se ne accorge che c'è il fumo che prende fuoco, gli manca il feedback. Possiamo anche arrivare a controllare i punti di contatto, far chiudere il paziente oppure in laboratorio testiamo i punti di contatto, pressione, relativamente, perché quello ti dice in quel momento dove sta premendo troppo, ma poi devi pensare che
paziente non rompe i denti quando li chiude tra loro, ma li rompe quando c'è il cibo in mezzo. Quindi la principale causa di rottura non è perché le protesi non sono bilanciate, perché il cibo che ha mangiato ci è andato qualcosa di duro in mezzo e non ha avvertito. La regola per i provvisori è se lo puoi tagliare con la forchetta, lo puoi mangiare. Con i definitivi, evita i cibi X senza condizionare la vita alla famiglia. Ci sono cose che puoi mangiare e cose che non puoi mangiare, meglio orientarsi su cose morbide. Il macinato, fate attenzione, la carne macinata può avere pezzi di osso dentro. Ci sono delle cose che, se vi ricordate, quando avevate i denti, che vi facevano fare così. C'era stato un momento che stavate per rompere il dente. Ok, quello vi ha salvato, questo non lo farete. Trac, farete. E si rompe. Quindi l'educazione alimentare è fondamentale, cioè riniziare a mangiare inizialmente cibi liquidi, morbidi, poi aumentare con cibi che però non sono vietati. La pasta non è vietata, strappare il cibo è vietato. Dopo facciamo le domande, come finisce la registrazione? Un'ora. Un'altra ora solo di domande facciamo. Poi, perché non puoi strappare? Perché se andiamo a vedere come è fatto la dentatura artificiale, abbiamo dei denti che simulano lo smalto, cioè dei materiali che simulano lo smalto, in questo caso lo zirconio in superior oppure il composito in premium. E sotto abbiamo una struttura che dà resistenza. Lo vediamo qua. Ok. Questa slide. Abbiamo gli impianti dentali, non concentratevi sugli impianti, ma questo bianco è la barra in titanio. Sopra dei pin che entrano dentro a degli altri elementi, in questo caso sono a gruppi di 3, 3 e 3, così non c'è il rischio che si stacca il singolo dente, che sono accoppiati tra loro, sono materiali accoppiati tra loro. Lo smalto lo simulo con lo zirconio, per esempio il composito. All'interno devo dare resistenza. Perché se io non do resistenza e leggo gli impianti tra loro, c'è il rischio che qua, tra un impianto e l'altro, la dentatura artificiale fa così, si rompe. La devo mettere che cosa? Una barra di rinforzo sul quale poggiano i materiali che simulano i denti. Praticamente ho che cosa? Poche radici rispetto alla natura, 4, 6, 8, che sono gli impianti dentali. Devo creare dei denti, ma i numeri dei de i denti sono di più degli impianti. Devo unirli tra di loro, mi serve una barra. Non è niente di avanzato, semplicemente devi mettere un ferro che unisce tutto e su quello bloccarci poi dei denti, dei finti denti. Questi finti denti possono essere di diversi materiali. Quello che non cambia a seconda dello spazio che hai, puoi usare materiali diversi, è che tutti sono dei materiali finti, avvitati sopra degli impianti. Gli impianti vanno messi lì dove c'è l'osso, i denti devono andare lì dove sorridi, dritti, orientati nel viso. Non è che gli impianti te li devo mettere tutti qua, allora i denti ce li hai così. E da lì è nato un grosso problema, il problema che non sempre collimava la posizione degli impianti con la posizione dei denti. C'erano arcate dentali più larghe, per esempio un paziente con viso largo, che sorrideva per esempio così tanto, doveva avere i denti fino a qua, ma l'osso sopra ce l'aveva qua e quindi gli impianti stavano qui. Come facevo io a unire magari i denti che stanno qua con l'impianto che sta qua? Si dovevano inventare qualcosa e quello che si sono inventati cos'è? È la barra che unisce praticamente i denti agli impianti. In questo caso abbiamo una protesi che ha una barra interna di titanio di rinforzo rivestita da Pecton polimero e sopra si vanno a mettere poi i denti. Questa ve la spiega bene, perfetto, è così. Ma non c'è correlazione, vedete, tra dove stanno gli impianti e dove poi dovranno andarci i denti. Fortunatamente qui i fori sono tutti sulla barra, ma ci sono casi in cui i fori non sono all'interno dei denti. Vedi qua, i fori sono esterni qua. Ok, non so cosa ho cliccato. Ok, noi abbiamo
delle volte fuori qua, delle volte qua. Gli impianti devi mettere dove vanno, dove c'è osso. Ma per unire questi a questi serve una barra di mezzo, che è la struttura, se voi togliete i denti, torniamo al modellino, togliete tutti i denti, si sfilano. Questa è la barra che regge i denti. La barra può avere tante forme, quello che rimane fondamentale sono i fori. La barra deve essere svitabile dagli impianti, come un'automobile, perché poi magari il paziente non la va bene, ogni una volta all'anno lo faccio venire in studio, svito e pulisco la protesi e poi gliela riavvitto. Perché è vero che è fissa, ma non deve essere fissata in maniera permanente sul paziente. E lì entra in gioco l'aftercare, okay, i controlli semestrali o annuali per verificare che non ci siano grossi problemi, soprattutto poi di igiene. Se c'è bisogno di igienizzare la protesi, si svita e si fa la pulizia. Chi fa le protesi incollate, cementate, crea un danno per due motivi. Primo, che non la può più staccare, o se usa un cemento come l'Implacen, che col martello si può staccare, è un cemento quello anche che si scioglie. E quando vai a mettere, incollare i denti, non è detto che li rincolli perfetti, magari sono un po' così o così. E soprattutto si creano tensioni sugli impianti, perché vanno a tirare i perni, quelle protesi. Questi invece hanno un piattello, che è quello che vi ho fatto vedere prima, su cui poggia la protesi, che la rende passiva, non è una protesi attiva. Questi punti qua, che entrano dentro ai denti, non sempre hanno il foro dell'impianto sotto, ma l'impianto può essere qua. Quindi serviva che cosa? Un qualcosa che unisse l'impianto dentale, così, magari col dente che si trova qua. Allora faccio che cosa? Una barra che deve essere resistente, che entra dentro al dente. Un ferro di cavallo, chiamiamolo così. Qua c'è che cosa? Il foro d'accesso per la vite, che stringe il tutto all'impianto. Ok, mi chiedete sempre qual è la differenza tra gli impianti, non le protesi, gli impianti premium e standard. Li abbiamo divisi tra quelli che hanno qua il filetto corto o quelli che hanno l'alloggio della vite di connessione lungo. Perché se sono pochi impianti, c'è il rischio che mordi oggi, mordi domani, questa vite si allenta. Ok? Nella migliore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi che si rompe. E se si rompe la vite dentro, tocca carottare via l'impianto. Vanno bene gli impianti con il filetto corto in alcuni casi, quando sono molti impianti, più di 6 in genere, 4 impianti, per esempio col filetto corto, è alta probabilità che si smolla l'arcata sopra gli impianti, oppure che si rompono le viti dopo che è smollata, perché si inizia a muovere, e allora si rompe la vite anche. Questa protesi qua ha una leva sfavorevole qua, che se fosse un unico dente crea grossi problemi anche sull'impianto, perché l'impianto ha poi che cosa? Un momento di rotazione flettente di questo tipo, flette verso là. E l'unica cosa che non regge, che non sopporta l'osso attorno agli impianti, sono i carichi laterali, si riassorbe l'osso. Per il principio con cui i dentisti muovono i denti ai bambini con gli elastici, perché se tu metti forza sull'osso, quello si riassorbe e i denti si spostano con l'elastico che esercita forza. Gli impianti non li perdi. E quindi se c'hai delle tensioni continue attorno agli impianti, l'osso si riassorbe. Ed è uno dei motivi per cui togliamo tantissimi impianti, perché ci avevano i denti incollati sopra, oppure gli avevano messo i denti artificiali uniti a una radice naturale. Se io faccio un ponte dove unisco l'impianto alla radice naturale, cosa succede? Vi ho detto prima che la radice ammortizza. E c'ho sempre questo movimento. Quindi o si rompe qua, o si riassorbe l'osso, oppure si stacca dal dente. E se si stacca dal dente che c'ha la colla, qui si caria il dente e il dente va estratto. E diventa un altro impianto. Ma ci ho perso un altro dente. Conveniva mettere un impianto qua e fare un ponte sui due impianti. E questo è il protocollo internazionale, è vietato unire i denti con gli impianti. Qua non si fa, ok, altre cliniche lo fanno. Non solo, io parlo della Moldavia, dell'Est Europa, non parlo mai dell'Italia. Ok,
Dappertutto, fate attenzione che ci può essere il rischio che ti ho detto a distanza che spenderai quello, vedo poi la cosa è più grave. Quanto è, dottore? Sì, quello che ti avevo detto a distanza. Non mettere multi unit, facciamo i denti incollati. Ok, questo è un rischio di fare le quotazioni a distanza e non dire poi quando il paziente viene la verità. Guarda, è grave oppure è meno grave di quello che è. Va usato questo. Meglio usare, lo decide il laboratorio che materiali utilizzare nelle protesi e con i tecnici che abbiamo sviluppato le linee, perché i denti vengono fatti dagli odontotecnici e loro, lavorando quelli che vi ho fatto vedere in foto prima con tanti dentisti, loro ne hanno viste tante rotte. In Moldavia si dice pratica bate grammatica. È vero. Ok, se tu vuoi. Un conto è studiare la teoria, i libri, però ci sono moltissimi libri e molti corsi che sono pagati dalle case farmaceutiche. Invece, quando tu vedi migliaia di denti di tante tipologie, vedi quelli che si rompono e quelli che no, e perché si sono rotti, doveva andare dagli odontotecnici e gli odontotecnici ti dicono i segreti che non ci sono sui libri, perché sui libri delle volte trovi la pubblicità che serve per vendere, che ne so, quella marca di zirconia, oppure che serve per vendere quel tipo di resina, oppure che serve per spingere quella pinza che unisce il titanio e quindi fai la barra unita, ma non ti dice che se unisci i perni con un filo di titanio, se il titanio non è passivo, poi li svitti i perni, fa così. E poi non tornano i conti in laboratorio. Ok? Prendi un filo interdentale, unisci i perni, metti in resina, la polimerizzi, la fai indurire, sviti, è passiva. Costo 1 euro, manco, esagerato. Ok, ci sono delle cose pratiche che costano molto meno e sono molto più precise, cose costose che servono solo a vendere le apparecchiature. O a legarti all'azienda così gli compri i consumabili, i materiali di consumo. Io quelle cose le odio, nel senso io vado da chi le fa, le cose gli chiedo, funziona? Non funziona. Mi propongo una cosa nuova, ne chiamo altri 10 che l'hanno già comprata, quelle gli chiedo, vale o non vale? Mi fai vedere i risultati che ho ottenuto, mi fai vedere i difetti, chiedo invece a chi la vende. Difetti non ce n'è, impossibile, tutti i materiali hanno difetti. Voglio che mi fai l'elenco dei difetti, perché poi se un materiale è difettoso come lo zirconio, lo zirconio è come il vetro, qual è il difetto del vetro? Scheggia è flessibile il vetro? No, se ti poggia un vetro lo spacchi. Tu immaginati un osso umano, un femore, fai la replica di un femore di vetro e li unisci tra loro e fletti, quale si rompe? Allora, supponi che comunque voi, però qual è il pregio dello zirconio? Che è bello da vedere. Allora cosa faccio? Separo i denti, faccio come le linee tagliafuoco delle montagne, no? Creo già i punti di rottura, creo 3-4 blocchi, denti singoli. Così ho lo zirconio che è sostenuto da cose che invece è flette ed è resistente. Titanio, per esempio. È bello da vedere, non farei mai i denti. Quindi sfrutto le proprietà positive di uno unite a quelle di un altro. Cose che manca però, che vi ho detto prima, l'elastico, l'elasticità. Metto allora tra i denti e la barra in titanio un materiale stress assorbente, che può essere il Pecton. Per esempio, è un polimero che ammortizza gli stress che si usa da 20 anni in ortopedia al Pecton, si mette nelle protesi, ci ricostruiscono le calotte craniche, per esempio, quando operano, mettono la parte che manca la possono fare in titanio oppure lo possono fare in Pecton. Pecton è più leggero, più flessibile, ha lo stesso modulo di elasticità dell'osso umano. E quindi posso fare che cosa? Delle protesi multimateriale. Do la gengiva come la simulo, la parte rosa che c'è a monitor, col composito. Composito è una sorta di resina riempita con parti di vetro, okay, immerse e quindi ho la stessa resistenza quasi della zirconio, però è molto più flessibile, ma posso usare i colori, cosa che nello zirconio non po si può fare, ci sono i colori per lo zirconio, ma l'unico problema dello zirconio è che non si può ribasare. Qua se la gengiva si ritira, io la gengiva posso aggiungere. Posso in quello spazio mettere altro composito e ribaso, riallineo la protesi con l'osso che si può modificare negli anni. E questo è un altro grosso difetto delle protesi artificiali, ve ne ho detto un altro, il fatto che non solo sono rigide,
ma sono statiche. Invece il nostro organismo non è uguale a come eravamo 20 anni, tutto si modifica. Quindi ho delle protesi che rimarranno tali e quali, e si vede, si è visto benissimo in una foto che c'era prima qua, dove c'erano le due bocche messe a confronto. Ora me la sono persa la slide, comunque, eccola qua. Le gengive si sono ritirate, sono successe tante cose nella bocca, ma i denti sono rimasti uguali. Male che vada si sono scheggiati un po' qua. Ma non seguono il profilo della gengiva, quindi serve che cosa? Creare delle protesi che si possono modificare su quel versante.